Martedì 7 marzo 2017, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Siamo qui sempre in diretta dallo studio di Milano All News. Ringrazio i colleghi che fino a poco fa hanno fatto i nostri telegiornali, ci hanno dato le informazioni più importanti su Milano e su città metropolitana. Rimaniamo a Milano, rimaniamo in quella che molti definiscono in realtà il cuore di Milano, perché dicono insomma sì, Milano è il centro storico, i grandi monumenti, tutto quello che è, ma Milano dov'è che vive di più? Vive nelle periferie. Oggi parliamo proprio di periferie, con un appuntamento che cercheremo di far diventare poi diciamo istituzionale, cercheremo di tenere tutti i martedì qui a Good Morning Milano per proprio aprire un focus, per aprire una finestra sempre attenta sulle periferie. Lo facciamo insieme alla Consulta Periferie Milano. E lo facciamo quest'oggi in compagnia di Walter Cherubini. Grazie mille, Walter, di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Appunto, di Consulta Periferie Milano. Allora, prima di entrare nel tema delle periferie, che insomma è un tema che appunto serviranno tante puntate poi per sviscerare bene, che cos'è Consulta Periferie Milano? Consulta Periferie Milano, diremmo che è un metodo di lavoro avviato nel 2005 da una serie di associazioni culturali. Di commercianti di via, del volontariato sociale, di comitati di quartiere che, a parte la loro attività istituzionale, hanno deciso di mettere a fattor comune un po' delle loro energie per avere un occhio continuativo sulle periferie, con un'attenzione a farle conoscere al resto della città nella loro completezza, perché molto spesso si citano situazioni periferiche, anche positive, però come se fossero un fiore in mezzo al deserto. Invece, se noi andiamo a ricercare bene, diciamo che fiori ce ne sono tantissimi, è solo che Milano, diciamo che non conosce Milano, ma questo lo diceva già Bonvesin dalla Riva nel 1288 e per questo scrisse anche un testo per far conoscere i milanesi, oltre che agli stranieri, già allora diceva non conoscono Milano, ma anche i milanesi non conoscono Milano, che per certi aspetti è una situazione che ci ritroviamo oggi, dove abbiamo 250.000 stranieri, ma se i milanesi non conoscono Milano, figuriamoci gli stranieri. Anzi, spesso è inteso il contrario, che magari chi viene come turista o chi viene magari a studiare poi alla fine conosce meglio Milano di chi ci vive da magari 30-40 anni, soprattutto quando si parla magari di chiese, di opere d'arte, di angoli nascosti dentro di Milano, magari più chi appunto viene qua per Sì, viaggio così diciamo scopre che da questo poi. punto di vista può essere interessante anche riscoprire tutta una serie di anche edifici architettonici molto interessanti, l'abbazia di Chiaravalle, Villa Clericiani Guarda, ce ne sono numerosi. È chiaro che poi il turista che arriva, un po' come il milanese, si concentra in Piazza Duomo. Invece le ricchezze cittadine sono veramente tante dislocate nel territorio periferico e quindi si tratta di guardare le cose dalle periferie. Quindi nella visione, nella vita della città, guardare dalle periferie piuttosto che sempre dal centro, perché poi si arriva alla circonvallazione e ci si ferma lì. Ecco, la prima volta che siamo incontrati, Walter, ti dicevo, ma la periferia qual è? E mi dice che in realtà non esiste una definizione di periferia, tranne che per l'Agenzia delle Entrate, che ha deciso lei qual è la periferia a Sì, Milano. ma diciamo una cosa, il MIT di Boston ha computato qualcosa come 200 accezioni del termine periferia. È chiaro che con 200 accezioni in pratica si dice tutto e si dice niente. Le città, le metropoli hanno una costruzione delle periferie o per estensione della loro costruzione, del loro abitare, oppure, come è avvenuto a Milano, la città di Milano originaria, che arrivava appunto alla cerchia dei bastioni, poi in particolare nel 1923 ha assorbito 12 comuni limitrofi, Daniguarda, Baggio, Alambrate, e espropriandoli della loro centralità amministrativa. Erano tutti comuni, i comuni si sono chiusi e tutto è stato portato a Palazzo Marino. E la distanza dal centro è esattamente quella che oggi chiamiamo periferia. Una periferia, badiamo bene, che non è sinonimo di degrado. Oggi c'è, ieri e oggi, la Commissione Periferie della Camera dei Deputati,
sta facendo un tour milanese e quindi ieri è andata al quartiere Aller San Siro, che sicuramente è uno dei punti critici della città e si trova in periferia, diciamo così. Ma se noi andiamo a 50 metri di distanza, attraversiamo la linea 16, c'è un quartiere che fa asse su via Caprilli, che anche quello è nel territorio periferico, ma è di tutt'altra natura. È solo che appunto le periferie sono un po' lasciate a sé, quindi chi è forte sta bene e chi è debole non sta bene. Ecco, torniamo un attimo però invece alla consulta periferia Milano. Che cosa fa quindi consulta periferia Milano? Quindi consulta periferia Milano ha due versanti. Uno, appunto, far conoscere alla città ciò che accade nelle periferie in maniera organica. Quindi in base alle è promossa formalmente da 36 associazioni con un collegamento con altre 150 associazioni con le quali si condividono una serie di iniziative che magari poi elencheremo, diremo, e quindi questo qui è il primo dato. Abbiamo fatto un sito periferiamilano.com dove abbiamo riportato un po' più attualmente di 700 enti e associazioni che operano nelle periferie, perché i primi a non conoscere la realtà anche del proprio quartiere ma fuori del proprio quartiere sono esattamente le persone che ci abitano. Infatti uno dei dati così che evidenziano questa cosa e che quando succede qualche disastro in qualche quartiere, allora c'è un momento di serriamo le file, allora si dicono ah, ma quante associazioni siamo, quante cose facciamo, e servono esattamente, si conosce solo il momento del bisogno, al caso del bisogno allora ecco. Tutti vengono, invece ci deve essere una logica strutturale, è per questo che noi abbiamo messo in vetrina, diciamo così, tutte queste realtà associative, e poi facciamo anche un calendario che, quando riusciamo a farlo bene, perché Consulta Periferia Milano si basa esclusivamente sul volontariato, porta anche più di 200 appuntamenti a titolo gratuito che vengono promossi dalle associazioni sul territorio, il 70% diciamo con indirizzo culturale. Okay. Ecco, questo qui è una delle prime cose, quindi mettere in evidenza e appunto a seconda delle iniziative che facciamo cerchiamo di svilupparle a 360 gradi. Quindi abbiamo fatto, per esemplificare, un lavoro sui teatri professionali amatoriali, in periferia ce ne sono 100, ma nemmeno i teatranti lo sanno. Allora, i 100 teatri sono una ricchezza da utilizzare. È chiaro che chi fa le politiche nella città di Milano e non conosce la realtà complessiva fa delle scelte che sono per forza parziali e generalmente penalizzano la periferia, non il centro. Come dicevo, comunque, mi è una domanda sorge spontanea, quindi com'è il dialogo con l'istituzione milanese? Ma il dialogo con le istituzioni è esattamente uno degli aspetti dell'attività di consulta periferia Milano, quindi noi abbiamo particolare attenzione all'amministrazione del territorio. Nel 2007-2008 abbiamo avviato un giro di incontri di approfondimento di tipo organizzativo sui consigli di zona, con i consigli di zona. E poi c'è un'interlocuzione con varie assessorati del Comune di Milano e nella precedente amministrazione, in particolare con l'Ufficio Relazioni della Città del Comune di Milano, con cui abbiamo promosso all'Urban Center di Milano 17 incontri. 17 incontri perché le periferie devono essere veramente approfondite, quindi anche studiate, e ci siamo fatti aiutare con incontri pubblici da docenti universitari, giornalisti e quanti avevano in particolare scritto libri sulle periferie, agganciandoli naturalmente a tematiche particolari, taglio culturale, taglio sociale, l'abitare anche molto importante come sappiamo tutti. Ecco, quindi ci sono questi due aspetti: uno, una realtà che promuove attenzione alle periferie cercando di comunicarle alla città,
L'altro invece è di fare connessione con tutta una serie di soggetti che in una maniera o nell'altra si occupano di periferie. Ecco, la parola periferie la ritroviamo credo nelle campagne elettorali di qualsiasi candidato sindaco dal 1940 in poi. È sempre un tema che torna sempre. Qualcosa è cambiato, ricordiamoci le periferie, non so, anni 70, fine anni 60, primi 70, l'esplosione delle periferie, l'esplosione demografica di questi palazzoni soprattutto che hanno portato magari appunto quel degrado che invece non è solo periferia. Qualcosa è cambiato negli anni? Le amministrazioni hanno veramente dato ascolto alle periferie, hanno guardato le periferie oppure è rimasta sempre solo una parola per fare un bel capitolo dentro i programmi elettorali? Ma la risposta non è semplice, perché cambiano le situazioni, cambiano le esigenze, però se noi pensiamo a come sono state costruite le prime case popolari con il piano Fanfani negli anni 50 e anche la capacità progettuale che era stata investita. Noi abbiamo avuto anche qui a Milano degli architetti come Gio Ponti, Figini, Pollini, che hanno cercato di dare, non costruire solamente luoghi dove buttare dentro la gente a dormire, ma luoghi dove potessero avere delle relazioni, la biblioteca, il cinema e quant'altro. Questo era, è stata l'impostazione dei primi anni 50. Successivamente diciamo che si è andati un pochettino più al sodo, mettiamo su muri e senza troppo preoccuparsi anche di quale fosse la categoria di persone che andavano a abitare queste case. Quindi l'evidenza di oggi è che noi abbiamo i quartieri popolari che sono un concentrato di fragilità e problematicità. Sì. E va di, come dicevamo prima, la periferia è lontana dal centro dell'attenzione, chi è forte resiste discretamente bene, perché le nostre periferie sicuramente non sono tra le peggiori del mondo. Qui abbiamo un libro, una recente indagine dello scorso anno condotta da l'IMES che fa un pochettino un giro panoramico nelle periferie. Quando passo, se faccio andando a vedere, nelle periferie del mondo, e quelle milanesi sicuramente non sono tra le peggiori, però sicuramente c'è un concentrato di fragilità e questo non aiuta sicuramente la vita nelle periferie. Qual è la risposta? La risposta noi possiamo prenderla dal mondo di chi gestisce l'abitare, per esempio dalla cooperazione, dal mondo della cooperazione abitativa, che a Milano gestisce 8.000 appartamenti e quindi ha un'esperienza anche centennale di gestione dell'abitare. E quindi, primo, non hanno spazi vuoti. Uh-huh. Hanno investito su, diciamo così, i piani terra, ci hanno messo la biblioteca, il teatro, il centro anziani, lasciano spazi per associazioni che possono venire a fare la loro attività con le persone disabili, piuttosto che a portare il piatto caldo agli anziani che sono più in difficoltà, perché questi quartieri hanno un 30% di persone che sono anziani, over 65. E quindi questo qui è già una fragilità di base. Ecco, per cui Milano ha anche le risposte. A Milano c'è di tutto e anche il meglio di tutto. Il problema è saperle ascoltare ed anche intercettare. È venuto anche Renzo Piano con il suo gruppo G124 per le periferie. Dopo Catania e altre città è venuto per un anno a Roma al quartiere Giambellino Rolenteggio, ha fatto un lavoro significativo di indagine e di proposta. Ecco, la domanda è: ma quanto è tenuto in considerazione questo tipo di lavoro che ha impegnato in particolare 4 architetti e 2 tutor? Ecco, perché Milano fa tante cose, poi non si tengono nemmeno in considerazione. Non è che si debba fare poi quello che uno ha detto, ma perlomeno che si tenga in considerazione. Ma vedere i risultati che si sono conseguiti, capirne se ha avuto un senso. Certo, no, magari l'utilità è questa la dialettica che bisogna avere. Il fatto che ci sia in questi giorni qui la commissione periferica,
che chiamiamo Commissione Periferie, in realtà è Commissione Tante Cose e Periferie della Camera dei Deputati. Cosa significa? Il fatto che siano partiti da San Siro proprio, ad esempio? Beh, il è solo stato un problema logistico oppure hanno scelto? No, è sicuramente uno dei quartieri più problematici dal punto di vista dell'edilizia residenziale pubblica, e il fatto che la Camera dei Deputati abbia deciso di istituire una commissione dà l'idea dell'importanza del tema periferie. Nello stesso tempo, siccome il tema è importante, non è che possa essere visto con un volo dall'alto, ma deve essere esattamente approfondito a partire da tutte le energie che ci sono e operano sul territorio, perché il tema di Milano, come un'indagine Ipsos ha potuto sintetizzare un paio d'anni fa in occasione del Forum Brand Milano, è che Milano è un operoso alveare con tante celle che non comunicano tra loro. E se Milano arriva fino alla cerchia dei bastioni, va da sé che la periferia rimane sconosciuta. Quindi questo è il tema, e ci sono anche tante risposte, solamente che non vengono prese in considerazione, diciamo così, dagli addetti ai lavori. I risultati si vedono, perché se noi andiamo, tornando al quartiere Aller San Siro, dove dal 2004 sono stati avviati i contratti di quartiere, come in altri 5-6 quartieri della città, e dobbiamo dire, dopo 13 anni, questi contratti di quartiere, che tipo di apporto positivo hanno dato? È andato tutto bene? Andato, probabilmente, se la commissione periferie, anche lei, è andata in quel quartiere lì e le notizie che abbiamo sono di un certo genere, vuol dire che c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Allora, confrontarsi con realtà che gestiscono l'abitare, come dicevo, il mondo della cooperazione abitativa, può essere interessante, perché tutti abbiamo qualcosa da imparare. Ma poi a Milano già abbiamo qualche esempio di eccellenza proprio con le cooperative da abitare, di luoghi di co-housing, di housing sociale, insomma, dove diciamo sono state create comunque già dei tentativi ci sono, andrebbero forse messi più a sistema tutto quanto, capito? Mi sembra di capire che il problema principale, la ricetta anzi per la cura, sia prima di tutto un ascolto, cioè mi sembra di capire che qui non si sta ascoltando il paziente fino in fondo. Che le cellule, le cellule dell'alveare parlino tra loro, perché noi abbiamo a Milano, c'è il meglio di tutto, ma non è dappertutto. Questo è il tema, e ci sono dei quartieri interi che sono lasciati. Mi sembra che ne faccia proprio tesoro di questo, cerchi il più possibile di mettere in contatto queste celle, giusto? Ma diciamo così, Consulta Periferia, segnalo un'iniziativa. Perfetto. Di Consulta Periferia Milano. Sì, anzi, anche io ti chiedo poi settimana in settimana di portarci tutte le iniziative che fate, di raccontarle, così ogni settimana diamo uno spunto di qualcosa. Che fanno anche altri, nel senso che Consulta Periferia Milano, proprio come logica, non è una realtà che sia per autopromuoversi, ma è per estendere un'attenzione a un lavoro per la realtà periferica. Quindi noi l'anno scorso, unendoci ad altri, abbiamo messo in campo 100 concerti per le periferie, anche grazie alla disponibilità di 40 cori amatoriali che sul centinaio di Milano si sono resi disponibili. Nella logica, non è Consulta Periferie Milano che aiuta i cori a cantare, ma sono i cori che danno una mano per le periferie. E si è creata un'iniziativa partita dal quartiere di Figino, che voleva, diciamo così, dare una valorizzazione, un impulso all'attività culturale e musicale, però abbiamo iniziato a farla lì con l'Associazione Culturale San Materno Figino, ma con un occhio alla periferia nel suo complesso. Oggi mettiamo in campo una decina di rassegne di cori. Sì. E quindi tutto questo pacchetto di iniziative l'anno scorso ha dato vita a 100 cori, a 100 iniziative, sì, musicali, 100 concerti, e quest'anno prevedibilmente andremo a 130. Ma l'origine è stata nel 2009, un incontro con appunto gli assessori alla partita che mano a mano promuovevamo sul territorio, con l'allora assessore alla cultura Finanzer Flori,
e una settantina di rappresentanti di associazioni, di presidenti di commissione cultura dei consigli di zona, di presidente di zona, e abbiamo individuato appunto nello strumento culturale musicale un'iniziativa che abbiamo chiamato Concerti in Periferia, che potesse un pochettino rappresentare e interloquire diciamo così, favorire un lavoro comune da parte di tutte le 8 zone periferiche. Da lì è partita tutta la cosa, quindi ha avuto una genesi che cercava di tenere insieme dando una risposta concreta. E quindi andando in quartieri dove non si promuovono iniziative, aiutando magari associazioni che hanno difficoltà a mettere in piedi dei momenti musicali, perché c'è la SIA e quant'altro, insomma sono cose un po' complesse, e nello stesso tempo offrire alla cittadinanza un dépliant, banalizzando, dove uno potesse vedere: ah, ci sono 50 concerti nell'arco dai primi di maggio a metà giugno, per questa rassegna che con quest'anno sarà la 9ª edizione, e quindi so dove andare e posso anche conoscere tutta una serie di realtà che sono spesso conosciute. A Quartoggiaro è stata ristrutturata 7-8 anni fa Villa Scheibler, che nessuno conosceva, e per certi aspetti abbiamo, nemmeno noi quasi conoscevamo, perché era stata ancora inaugurata, e il consiglio di zona 8 ci chiese: allora, ma perché non fate un concerto a Villa Scheibler, che cerchiamo di aprirla, di farla conoscere la cittadinanza? Ecco, a Milano ci sono tantissime Villa Scheibler, no? Che sono da conoscere, da utilizzare, e anche le persone che vivono in periferia devono avere un occhio attento. Consulta Periferia Milano cerca di fornire nel suo piccolo, con questa iniziativa di puro volontariato, un contributo, ma anche intercettando tutta una serie di realtà cittadine che in una maniera o nell'altra dedicano o comunque vogliono interessarsi alle periferie. Poi magari ne approfondiremo. Perfetto, guarda, sì, guarda che siamo arrivati ormai in conclusione, però appunto ti chiedo se c'è qualche appuntamento proprio già calendarizzato nelle prossime settimane, c'è qualcosa? Allora, prossimo appuntamento è giovedì 23 marzo alle ore 20:45 nella biblioteca di Baggio, sì, dove continueremo un approfondimento sui doposcuola. Okay. I doposcuola a Milano sono una realtà spesso citata ma poco conosciuta nella loro completezza, anche perché sono varie le realtà che promuovono doposcuola, ognuno diciamo cura la propria realtà e non sempre si riesce a fare il sistema, nemmeno dal punto di vista numerico. Tra le realtà che promuovono Consulta Periferia Milano c'è appunto l'Associazione Giovani e Famiglie, che a Baggio promuove un doposcuola con circa 130 bambini delle medie e delle elementari, e quindi sempre in quell'ottica di allargare l'attenzione periferica faremo un'ulteriore tappa di approfondimento, perché i doposcuola a Milano sono 200. Noi che avevamo una certa confidenza sul territorio abbiamo visto, ne computavamo un centinaio. Sì. Poi nella sola zona 7, dove appunto si svolge l'incontro del 23, l'anno scorso abbiamo fatto un'indagine. Abbiamo detto saranno una quindicina, era un numero abbastanza attendibile, ne abbiamo computati 27. Quindi vuol dire che anche la nostra attendibilità non è che fosse particolarmente attendibile e che siamo attenti anche. E dopodiché siamo andati, è stata fatta un'altra indagine in zona 9, sì, dove i doposcuola sono 31. Oh. Allora, in zona 4 c'è stata un'iniziativa del consiglio di zona, i doposcuola sono 24, e allora non sono più 100. No. E allora perché questo qui è un patrimonio sociale e economico che interessa circa 10.000 bambini, che ha anche un risvolto significativo economico. Perché noi pensiamo, sono tutte situazioni un pochettino problematiche, che hanno bisogno di aiuto per tanti motivi, ed è chiaro che se li cogliamo e li accompagniamo, anche questi ragazzini quando sono piccoli, no,
Trovano anche una compagnia e un confronto, non pochi sono stranieri, è esattamente un segno di accoglienza, ma anche un pochettino di trasmissione culturale. Di via integrazione. Milano è Milano, non è perché non ha fatto niente, vuol dire che ha maturato nel corso dei secoli, dei millenni, un certo tipo di impostazione e quindi trasmetterla a chi viene è un dato positivo. Ecco, questo sicuramente ha anche un impatto economico, perché poi se le cose non vanno bene, correre a spegnere il fuoco sappiamo che costa, e quando si spegne l'incendio non si va molto per il sottile. No, si butta giù e si va. Esattamente. Va bene, Walter, io ti ringrazio davvero tanto per questo primo appuntamento. Abbiamo avuto una visione molto globale di quello che fate e per venire, appunto, vorrei settimana in settimana approfondire ancora meglio il tema. Davvero grazie mille, ci vediamo prestissimo. Grazie anche a voi che ci avete seguito da questa mattina in diretta alle 7:30 con i telegiornali di Milano All News, in quest'ultima mezz'ora in compagnia di Consulta Periferie Milano. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 17:30 con i nuovi appuntamenti con l'edizione serale di Milano All News e sempre largo spazio ai gruppi di cittadini milanesi presenti su Facebook e le loro segnalazioni. Io personalmente vi do appuntamento a domani mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto, arrivederci.